Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale. Ancora una volta, come vedete dallo sfondo, andremo a parlare di una nuova pre-sale che si è appena affacciata nel mondo delle meme coin. Prima di andare a parlarne, un ringraziamento speciale, una promessa mantenuta a Jacopo, che mi ha regalato questa bellissima maglietta di Passive Income Italia. E adesso invece andiamo a parlare di Flockers, che vedete qui davanti ai nostri occhi. Cosa è Flockers? È una meme coin con una possibilità di essere utilizzata tramite il vote to earn, ovvero votare per guadagnare. Diciamo che questo tipo di meme coin o di moneta, comunque con un caso di utilizzo particolare, non è molto diffusa. È spesso diffusa la DAO, tantissimi di voi probabilmente conosceranno cosa si intende per DAO, ovvero tu compri una moneta, la possiedi e puoi votare per quanto riguarda il prosieguo o i miglioramenti o le decisioni da prendere dentro quel tipo di progetto. Ovviamente in base a quante monete possiedi, poi il tuo voto ha un valore di un determinato tipo, però il tutto si ferma ovviamente lì. In questo caso, votando, andremo a ricevere un'entrata passiva da parte della meme coin. Andiamo a vederlo un pochino più nello specifico e andiamo a dare un pochino più di senso a quello che ho appena detto. Questo ovviamente, come vedete, è il sito, tra l'altro anche molto ben fatto, molto ben colorato. Possiamo andare a scorrere qui nella pagina principale dove vedremo tutto, altrimenti possiamo usare il menu che troviamo qua nella parte frontale alta, e qua possiamo scegliere ovviamente la lingua che andremo a lasciare in italiano. Andiamo subito a vedere la parte dello staking. In questo momento lo staking, ovviamente noi non l'abbiamo attivato, è del 5.200% annuale. Cosa significa? Che se noi andiamo a comprare la moneta oggi e la mettiamo in staking, andremo a guadagnare questa percentuale, che però è variabile. Il ciò vuol dire che più ne verranno comprate, più ne verranno messe in staking, più questa percentuale si andrà ad abbassare. Però ovviamente questa è una delle parti molto più importanti di andare a comprare agli inizi di una pre-sale. Come vedete, questa pre-sale per ora ha raccolto 400.000 dollari, che è un ottimo risultato essendo partita comunque da pochissimo. Un flock in questo momento vale mezzo centesimo e qualcosa, e fra 2 giorni e 23 ore, o al raggiungimento di questa cifra che vediamo qua, il prezzo andrà ad aumentare. Quindi lo staking è una questione molto importante per chi va ad acquistare nelle prime parti della pre-sale, agli inizi, insomma, perché ovviamente con questo tipo di percentuale potete immaginare quante monete andreste a produrre giornalmente. Andiamo un pochino a vedere la roadmap, di cosa si tratta. La fase 1 con gli audit già effettuati, fra l'altro, e li possiamo andare anche a vedere. Il decollo della prevendita, lo squillo globale dello stormo, ovvero il lancio di una campagna marketing mondiale. Parola ovviamente molto molto importante, perché ovviamente non si limita a un mercato italiano o anche soltanto europeo. Ho anche verificato prima di fare il video e ci sono tantissimi, ma veramente, veramente tantissimi video da parte di tantissimi YouTuber in tutto il mondo. Nella fase 2 ci sarà l'espansione, ovvero la diffusione della community, il potenziamento del segnale, ovvero le voci influenti continueranno ad attirare più persone, e la dominazione andando a cercare di conquistare il cielo di Ethereum. Nella fase 3 il listing del token sulle piattaforme più importanti, quelle che si riuscirà a raggiungere ovviamente, ancora un'espansione, ovviamente la partenza del meccanismo vote to earn. A quel punto finalmente verrà introdotto il sistema innovativo, passatemi il termine innovativo, perché non è innovativo il fatto che la community possa votare, perché esiste da tantissimo, ma è innovativo che dopo il voto si riceva un rewards passivo, un premio passivo per aver votato. Abbiamo ovviamente il white paper, come lo potete vedere qua tranquillamente, ve lo lascio, andate a scorrerlo voi, io non lo farò principalmente perché è in inglese. Quindi non andiamo ad affrontarlo qua. Andiamo a vedere la token economics, parte sempre ovviamente molto 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 importante della suddivisione della supply della moneta. Andiamo a vedere che abbiamo un 20% per le pre-sale, abbiamo un 10% per gli exchange destinato a quando verremo listati, abbiamo un 25% qua per gli staking, un altro 25% qui per la DAO, ovvero per i premi che verranno generati quando si andrà a votare, e un 20% per il marketing. Ovviamente i passaggi sono: collega il tuo nido, non è altro che un wallet, utilizza il tuo se lo hai già in Ethereum o in BNB, utilizza il widget di acquisto e scambi i tuoi token con Flock,
E questi sono i tre semplici passaggi per andare ad acquistare. Andiamo a vedere come comprare, andiamo a vedere ovviamente le domande. Vediamo che cos'è Flock. Posso guadagnare prima della pre-sale? Sì, perché c'è la questione dello staking che abbiamo già affrontato. Cosa lo rende unico? Diciamo che l'abbiamo già spiegato, il fatto di votare e ricevere delle ricompense dopo il nostro voto. E andiamo un pochino a vedere la questione dell'acquisto, perché c'è una parte molto molto importante. Andiamo a vederla subito qui nel compra ora. Eccolo qua. Qua ci dà da collegare uno dei nostri wallet. Lo andiamo a saltare perché abbiamo la possibilità di acquistare in Ethereum, in USDT e con carta, oppure possiamo anche acquistare con BNB. Differenza abissale che c'è stata anche negli altri pre-sale, qualcuno non è stato magari attento e quindi lo voglio spiegare meglio. Se noi acquistiamo in Ethereum, ovvero nella rete ERC20, potremmo mettere in staking e andare a guadagnare quella famosa percentuale del 5000% attuale che abbiamo disponibile adesso. Se noi lo facciamo con BNB, andremo a risparmiare delle fee, andremo a risparmiare delle commissioni, perché in Ethereum si pagano, ad esempio l'ho fatto stamattina con una moneta, ho pagato $18 di commissioni. Con BNB se ne pagano forse 18 centesimi di commissioni. Ovviamente si andranno a risparmiare quei $18, però non avremmo il guadagno dello staking. Siccome è appena partita, molto probabilmente per dei mesi questa pre-sale andrà avanti, quindi tutto questo periodo noi potremo guadagnare delle ricompense tramite lo staking in maniera completamente passiva. È anche vero, cosa molto importante che anche su questo lato alcuni di voi hanno tralasciato nelle scorse pre-sale, è che se noi andiamo a mettere in staking, i nostri token sono ovviamente bloccati. Per sbloccarli, alcune piattaforme hanno dei meccanismi alle volte settimanali, ovvero io oggi ho i miei token bloccati, domani li voglio vendere, non li posso vendere domani. Devo andare a richiedere lo sblocco dei miei token per poter andare a rivenderli quando mi vengono rilasciati, solitamente nell'arco di una settimana. Ecco, questo non è specificato se verranno rilasciati in un giorno, due o una settimana, però questo è importante che ve lo sappiate. Ripeto, essendo appena partita, abbiamo visto delle pre-sale raggiungere anche 4-5 milioni di raccolto. Quindi pensate bene che comprare oggi in Ethereum e mettere in staking potrebbe essere veramente molto profittevole. Se invece volete averli tranquillamente sul vostro wallet nell'istante in cui saranno disponibili, acquistateli con BNB e non andrete nemmeno a pagare le fee. Altra cosa molto interessante, che ovviamente può aiutare tantissimi, è acquistare con carta. Non dovete fare nessun tipo di passaggio tramite exchange, andare a trasformare i vostri euro in dollari per poi andare a trasformarli in Ethereum, eccetera, eccetera. Potete tranquillamente acquistare direttamente con carta, cosa molto, molto, molto interessante. Vediamo qua come il nostro Flocker va a votare l'opzione 1 anziché l'opzione 2. In questo caso, ovviamente, poi si parte tutto il meccanismo del guadagno dopo aver votato. Questo è un piccolo percorso comico che non vi sto ad annoiare qua sul video, però vi invito a vederlo, io l'ho visto, è simpatico, insomma, veramente ben fatto, hanno sicuramente dedicato del tempo nel fare un sito ben organizzato. Qui abbiamo i due audit, anche questo io li ho visionati, sono a posto. Per chi vuole andare nello specifico del progetto, cliccate qua e vi aprirà l'audit già effettuato. Andiamo a vedere i due social principali, che sono Twitter, X, pagina partita ad agosto 2024, quindi praticamente un mesetto, qualcosa di più, già 2000 follower. Comunque spero che avranno un pochino più di frequenza nei post, perché questo del 4 settembre, insomma, è il primo ovviamente che dice della pre-sale, però va spesso rinnovato, pensiero ovviamente personale. Qua, come vedete, 12 ore fa comunque hanno postato vote, il 3 ottobre hanno messo un'altra foto, quindi sono comunque abbastanza attivi, almeno un post una volta al giorno. Torniamo al canale di Telegram e qua voglio spendere qualche altra parolina prima di chiudere il video. Qua andiamo subito a vedere un pochino, si fa tap to verify, ovvero cliccare per verificarsi, e qua ci dice che possiamo entrare nel sito. No, dobbiamo fare start, chiedo scusa. Verifichiamo, ci chiederà di verificare che siamo umani e ci aprirà il link. Eccolo qua, noi lo apriamo e possiamo entrare nel gruppo. Anche qua abbiamo circa, non lo vedete perché è coperto dalla registrazione, ma abbiamo circa 1000 membri. Ecco qua che abbiamo tutti gli acquisti vari, non c'è granché al momento se non un bot che ci fa capire quante persone hanno acquistato. Questa persona ha comprato 1158 il 4 alle 7 di mattina, probabilmente questo sono io che ne ho comprato 157 stamattina, esatto, e siamo qui, eccoci qui.
cosa molto importante, che cosa è successo in precedenti pre-sale. Torniamo al sito qui. Cosa è successo in precedenti pre-sale? Alcuni di voi sono stati scammati. È terribile usare questa parola, però è la verità. Nonostante siete entrati tramite questi canali ufficiali o il link che vi lascerò in descrizione, e vi invito a utilizzare quel link per entrare nel canale ufficiale, nel sito ufficiale, perché gli scammer, gli hacker sono veramente di un altro livello. Alcune persone sono state scammate. In che modo? Alcuni sono stati reindirizzati in altri link, hanno cliccato il link sbagliato. E non hanno soltanto perso la pre-sale, in questo caso Flockers, è stato addirittura compromesso l'intero wallet. Persona che aveva qualche BNB, qualche dollaro in BNB, qualche dollaro in ETH, qualche dollaro in qualche altra pre-sale, ha perso completamente tutto. Quindi, invito principale: fate un wallet specifico per ogni pre-sale. Innanzitutto siete coperti. Se succede qualcosa, perdete solo quella, cosa molto importante. Seconda cosa, occhio ai link. È noioso, lo dovete ricercare, non andate a cercarlo ovunque. Tornate su YouTube, tornate sul mio video o di un altro YouTuber di cui vi fidate. Non andate a caso, cliccate sui link corretti. Fatelo per voi perché perdete i soldi. Altra cosa, nonostante noi andiamo a cliccare qui sul canale ufficiale, a un certo punto poi questo canale verrà aperto. Adesso io ce l'ho già aperto qui, andiamo un attimo a vederlo. Io ce l'ho già aperto. Questo canale ufficiale a un certo punto diventerà una chat. Al momento mandare messaggi non è permesso. Quando verrà rilasciato il claim, questa chat verrà aperta. Cosa succede quando la chat verrà aperta? Gli scammer arrivano come degli avvoltoi e metteranno dei messaggi anche super convincenti, che sono il canale ufficiale, che il claim è aperto, cliccate qui, qua, qua, qua. Non fidatevi, ragazzi. Anche nei canali ufficiali, anzi, soprattutto nei canali ufficiali, gli scammer arrivano a bestia e vi fregano, nonostante siate delle persone esperte o comunque che hanno fatto già tanti altri pre-sale, come purtroppo è successo a due o tre persone nelle ultime. Quindi mi raccomando, ragazzi, veramente mi raccomando. Tornate qui, andate nel sito, è qua. Nel sito ufficiale, dal link ufficiale che trovate in descrizione nel mio video o nel video di qualche altro YouTuber di cui vi fidate, mi raccomando, non a caso, ci sarà la possibilità di fare il claim collegando il vostro wallet e non quello di qualcun altro, cosa molto 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 importante. Penso di avervi detto tutto per questo video, ragazzi. Non voglio dilungarmi ancora, abbiamo superato di ben i 10 minuti. Per qualsiasi cosa, ovviamente, scrivetemi qua nei commenti o addirittura nella nostra community di Telegram, dove ci saranno anche altre persone ad aiutarvi se io non sono disponibile. E per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!